Courmayeur, guardando delle vecchie fotografie, avevamo più o meno pensato di seguire lo stesso percorso fatto 26 anni prima. Solamente che una volta arrivati al campo base, più o meno guardando quello che era davanti a noi, il ghiacciaio completamente cambiato, la neve, il pericolo oggettivo, si è deciso di cambiare perché ci sembrava una via molto più logica e da lì questa idea di aprire una via nuova su questa parete della Annapurna. Quando siamo arrivati alla base di questo sperone roccioso, non ci aspettavamo delle difficoltà così sostenute. Il materiale che avevamo era sicuramente poco per quello che ci si parava davanti, ragion per cui ci siamo reso conto che la linea che avevamo scelto, quella più diretta, ci era pressoché impossibile. Sicuramente c'erano troppi tiri di artificiale, era veramente verticale e noi eravamo troppo pochi per poter pensare di attaccare una via di quel genere in quel momento. Ragion per cui si è scelto una linea alternativa, diciamo una linea più facile, ma che ci dava più o meno lo stesso risultato, ci avrebbe portato fino in cima allo sperone roccioso. Scarpette da roccia, non avevamo preventivato il fatto di poter scalare su roccia. La via prevalentemente, quella ufficiale, quella vecchia del 77, era tutta su neve e ghiaccio, quindi eravamo un po' sprovvisti di materiale. Siamo riusciti ad attrezzare tutto lo sperone roccioso e risalirlo fino in cima per posizionare il campo successivo. Fisse che avevamo giustamente erano molto poche e così abbiamo dovuto cercare di capire in quel momento dove lasciarle, dove posizionarle, perché servivano oltre a noi ma anche lo Sherpa che era con noi, che ci avrebbe aiutato a portare sui carichi in seguito, ragion per cui è stato tutto svolto in quell'attimo, no? Si è cercato di interpretare e capire la montagna in quel momento. Thank you.